amici ed amiche di Belvedere News, un'altra intervista importante per questa testata, sempre per la rubrica La Parola a Caserta. E una brevissima introduzione prima di presentarvi il nostro graditissimo ed illustre ospite di questa giornata, pre-Pasquale. E Moro, 1978, 40 anni fa, una delle cose scritte dal presidente intellettuale della Democrazia Cristiana: questo paese non si salverà e la stagione dei diritti si rivelerà effimera se non sorgerà un nuovo senso del dovere. E questa è la chiave interpretativa con la quale almeno personalmente concepisco l'intervista con il nostro ospite, che è il dottor Gaetano Rivezzi, qui accanto a me, e benvenuto negli studi di Belvedere News. E Gaetano Rivezzi, pediatra ospedaliero e del territorio, esperto di problemi dell'infanzia e dell'ambiente da almeno 10 anni, ma direi anche di più, è presidente regionale dei medici per l'ambiente, appunto secondo una sigla internazionale ISDE, e fa parte dell'ufficio nazionale di presidenza di questa stessa benemerita associazione combattiva. Negli ultimi anni l'ISDE sta affrontando questioni di petto con chi di dovere. Ma per concludere in breve, è la storia di Gaetano Rivezzi che parla per lui, e del resto è notissimo, non ha bisogno di presentazione, quindi andiamo più di quanto abbiamo detto proprio al minimo, quindi andiamo subito alla prima domanda. Siamo a Caserta, ultima provincia per qualità della vita e per aspettativa di vita. Allora sdoppiamo su questa base due domande al dottor Gaetano Rivezzi: come mai avviene questo? E che si può e che si deve fare, ecco, nel senso del dovere da parte di ciascuno e di tutti. Salve, buongiorno a tutti. Vi ringrazio il nostro presentatore Raffaele Raimondo, e ringrazio Belvedere News per avermi concesso questa presenza stamattina con voi. Innanzitutto la problematica di cui Raffaele ha parlato, sia della qualità di vita che dell'aspettativa di vita, hanno portato alla ribalta la provincia di Caserta, come al solito, nelle ultime posizioni, e come al solito ci siamo, diciamo così, chiesti perché questa provincia non decolla, perché abbiamo ancora dei problemi atavici, insomma, di lungo tempo. E al mio modesto parere, io sono soltanto un professionista che cerca di, nel proprio campo, di portare un discorso globale, sia per quanto riguarda la tematica della salute e la tematica dell'ambiente, che vengono appunto, sono i due punti anche cardini su cui la nostra provincia zoppica, oltre che quella sul lavoro, logicamente, e su quella che grosso modo è la storia anche della nostra provincia. Ma il degrado che si è raggiunto nella provincia di Caserta, soprattutto il degrado ambientale negli ultimi decenni, e anche la situazione dell'organizzazione che la nostra città e le nostre anche città della provincia riescono a svolgere, manca sicuramente di una vera e propria analisi dei perché abbiamo raggiunto una dimensione tale che, sia come qualità della vita, quindi Caserta è tra le ultime città. Chiedo scusa, dottor Rivezzi. Quando lei parla di qualità della vita, a quali indicatori prevalentemente si riferisce prima di discutere di questioni ambientali? Gli indicatori della qualità della vita sono un discreto numero di determinanti che vengono affrontati tramite il Sole 24 ore. C'è una batteria di... Di cose, ma anche dipende dai servizi che vengono offerti ai cittadini, dalle biblioteche, strutture sportive, spettacolo, cinema, attività culturali, il modo di vita, anche quello che può essere l'abbigliamento, no vabbè non il è cibo, non è sì l'alimentazione
Non è soltanto questo, è il discorso globale di come noi viviamo le nostre cose, anche delle infrastrutture che spesse Il volte traffico, i parcheggi, le buche. delle strade. Va bene, insomma, in pratica, Raffaele, andiamo un pochettino ora al cuore. Le problematiche della nostra qualità della vita riflettono un'azione molto superficiale di gestione e di un adeguamento a delle situazioni che eventualmente che non decollano. Parliamo diciamo, della qualità della vita in quanto noi, anche se passando il tempo non riusciamo a vivere bene con le nostre generazioni, per le strutture per esempio per l'infanzia, ce ne sono pochissime, non voglio dire gli asili nido, ma E perché l'opportunità no? di Perché no? servizi, i trasporti che abbiamo da noi sono veramente pessimi, la sostenibilità ambientale anche va, è di basso livello, quindi questo livello Chiedo molto. scusa, potremmo dire, dottor Rivezzi, indipendentemente dalle ideologie di riferimento delle autorità politiche elettive, Sì, è un problema generale è un discorso di un questo, eh? problema generale che però non deve essere un alibi, nel senso che quando sono uscite anche queste classifiche, soprattutto sulla qualità della vita, qualche commento sulla stampa, ma niente di più, non c'è stata una vera e propria analisi da parte del mondo intellettuale e anche amministrativo delle province di Caserta, delle cittadine casertane a dire miglioriamo questa situazione. Ok, veniamo al campo della sua competenza, Le azioni rapidito. virtuose strutturali sono la prerogativa per migliorare anche la nostra qualità di vita e la nostra relazione Sono una all'ambiente. premessa. E a questo si aggiunge poi un discorso che è subentrato in questi ultimi anni da uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità. La provincia di Caserta è tra le ultime come anche aspettativa di vita. Noi perdiamo 8 anni in Campania, a Napoli. E a Caserta sono 3-4 anni di aspettativa di vita, cioè in pratica, mentre negli altri posti del mondo l'aspettativa di vita sta salendo, noi abbiamo una fase in discesa. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in pratica la nostra cura, la nostra gestione anche assistenziale, di prevenzione, di salute, di azione per quanto riguarda il territorio è discretamente fallimentare, se vogliamo. Abbiamo una situazione in cui, mi dispiace dirlo, un ospedale di alta specializzazione come quello di Caserta non decolla anche da un punto di vista di qualità, ma soprattutto nella gestione dei vari servizi. Non c'è un'assistenza globale che il cittadino casertano meriterebbe. Abbiamo bisogno assolutamente di un'azione preventiva che è stata tralasciata nelle strutture sanitarie, quelle territoriali, e abbiamo visto il decadimento che ci sta per quanto riguarda tutti i distretti sanitari. Il consultorio, o meno, è diventato soltanto forse con le vaccinazioni c'è una certa ripresa di questa azione, di questa efficacia. Ma noi abbiamo sicuramente una gestione degli esami, Liste delle liste d'attesa, di attesa, macchine che non funzionano, una spinta. TAC che non se ne fanno. No, si fanno molte cose, ma sono fatte basate molto sul volontarismo. Il mondo sanitario, un mondo sanitario che anche è ottimo, eccellente per molti aspetti, però il difetto grosso è che non riusciamo ad avere un'organizzazione tale che prende in carico in una maniera molto selettiva la popolazione. E Esculapio questa è Docet. una popolazione con grande deprivazione socio-economica. Questo non ce lo dobbiamo Vabbè, dimenticare. intervenuta dopo il Questi boom degli indicatori. anni 60, è un problema recente. No, però questi indicatori, io non voglio usare dei termini difficili, ma la deprivazione socio-economica porta un livello che non solo è della povertà assoluta, ma di una povertà relativa che fa in modo che le nostre famiglie sono veramente già disagiate. Allora a questo punto la sanità, per esempio, dovrebbe avere un'azione di un'offerta attiva, non un'offerta passiva di assistenza. Quindi un Cioè, problema culturale non è solo culturale, è proprio di gestione, di organizzazione. Andrebbe fatta una vera e propria rivoluzione nel campo della medicina anche. territoriale. Può fare un esempio? L'esempio significa che tutte le risorse che vengono date per quanto riguarda Il budget, per i esempio. 12-13 distretti solo della provincia di Caserta, distretti sanitari, non riescono ad affrontare un tema di controllo del welfare sanitario.
della provincia di Caserta. Ora, non andiamo nello specifico, nell'essenza che cosa c'è? È che le nostre famiglie, soprattutto anche quelle con i bambini o quelle dove ci sono delle problematiche, la disabilità oppure delle patologie croniche, non riescono ad avere una sufficiente organizzazione per permettergli di risolvere molte volte delle piccole questioni. La famiglia è importantissima, la famiglia fa da supporto a questa mancanza un po' dell'assistenza generale. Scusi dottore, poiché il tempo incalza e i minuti scorrono, dobbiamo necessariamente essere ancora più sintetici, almeno anche da parte mia soprattutto. Però, visto che lei sta affrontando adesso la questione dell'organizzazione sanitaria e ha parlato anche di organizzazione sanitaria in senso globale, oltre che nell'utilizzo delle risorse Certo. finanziarie ed organizzative, ma anche come accertamento della soddisfazione del cliente. Io ho esperienze del nord che sembrano molto puntuali, mentre qui da noi vedo pochi monitoraggi significativi della soddisfazione del cliente. Come non vedo, per esempio, all'ospedale San Sebastiano e Sant'Anna di Caserta una possibilità di accoglienza dei familiari dei pazienti, cosa che per esempio a Salerno, grazie ai Lions, avviene. Sì, ma queste sono delle Sono situazioni. questioni collaterali. Allora, la domanda che io adesso le pongo è questa. Chi vuole la qualità dell'assistenza sanitaria, se la paghi qui a Caserta, oppure ci sono No. dei centri di eccellenza? E soprattutto la domanda è: come mai sono spariti il Palasciano di Capua e destrutturati alcuni ospedali significativi, e mentre crescono la Villa San Michele di Maddaloni e Pineta Mare, Pineta Grande? Non è tempo oggi di affrontare le strutture private, di alimentare ancora di più il Ma questo è un dato privato. di Il fatto. pubblico, guardi, Il pronto soccorso guardi. 118, dottor Rivezzi, ci porta nella clinica privata che si chiama Presidio Ospedaliero, non ci Guardi, porta più al Palasciano di Capua. Questo io adesso, non, adesso se scendiamo nell'argomento tecnico, devo dire una cosa scotta, soltanto. La prima cosa che io ritengo come responsabilità è la gestione, l'interferenza politica, amministrativa, burocratica in un discorso di organizzazione sanitaria sul territorio. Nel senso che non si dà al medico, alla classe medica, quella con la M maiuscola, la possibilità di poter agire, di poter coordinare e cioè organizzare dire un la sistema sua parola, sanitario. dire la sua parola nella determinazione. Dire la mia parola e poi non ho l'opportunità di poter avere Vederla di realizzata. vederla realizzata perché devo badare alla problematica sindacale da una parte, alla problematica infermieristica dall'altra, al discorso che delle cose non si possono toccare, altre cose non si possono muovere, non possiamo uscire da questo. È un discorso di organizzazione, è un discorso di poter dire io ho uno staff di eccellenza, posso avere una qualità di cosa, so che cosa devo fare. La politica, l'amministrazione mi deve dare la possibilità di poter organizzare queste cose e se Perfetto. sono capace, bene, se non sono capace, mi cambia. Ma chi deve cambiare, poi lo La vedremo. classe dirigente sanitaria ha necessità di È ancora poterlo di nomina fare. politica, lei lo sa. Le volevo fare questa domanda molto precisa. È approvato in via di approvazione il nuovo piano ospedaliero regionale della Giunta De Luca del Consiglio regionale in Ma sono carica? 30 anni che Che facciamo notizie le nuovi cita? piani ospedalieri con aggiustature o meno. Il piano ospedaliero è soltanto un contenitore in cui bisogna mettere poi delle cose, delle peculiarità, ma le peculiarità vanno affrontate dall'operatore sociosanitario fino al primario, al medico, all'operatore chirurgico. Cioè, abbiamo bisogno di poter che tutta la filiera sanitaria funzioni. E E io lei ha no. parlato molto chiaro. Questo Possiamo è passare. un elemento per cui non voglio apparire come uno che tanto per dire auspica il privato. Io sono per il pubblico, voglio eventualmente che come funzioni il pubblico in altri ospedali che io anche ho conosciuto personalmente e c'è stato in questa. La mia storia è stata tirata fuori da un giornalista del Corriere del Mezzogiorno per quanto riguarda la mia problematica personale che è relativa a un fatto oncologico. Sì, Però anche per Marfella è stato lo detto, voglio dire a anche tutti di più. quanti, la problematica oncologica in Campania è sentita molto, in una maniera particolare per quanto riguarda anche
quello che è grosso modo è la consapevolezza di cui ci siamo resi conti tutti, che le patologie stanno cambiando, le patologie tumorali si stanno abbassando a livelli di età, In nell'età maniera lavorativa non è più allarmante. un tumore che ti prende a 70 anni o a 80 anni, quando sei fuori già da un circuito lavorativo, bensì oggi abbiamo un numero di pazienti con tumore, e guardi che in provincia di Caserta, il registro tumori di Caserta lo dice, anche se non viene mai sottolineato, sono circa 11.000-12.000 pazienti nuovi in 5 anni. E in età pediatrica più o In età meno pediatrica abbiamo l'indice. un numero di bambini, almeno abbiamo dei tumori infantili sotto i 19 anni, sono 189 in 3 anni. Dottor Rivesi, Nuovi casi, di cui il 40% sono tumori cerebrali dei dottor Rivesi. bambini, il 40% dei tumori infantili sono tumori cerebrali, e una volta non era così. Certo, dottor Rivesi. Allora, piangono le madri, le mamme e piangono i papà e piangono i bambini e forse non se ne accorgono neppure. Vogliamo passare un attimo al campo delle criticità ambientali con un affresco brevissimo che lei ci traccia per la provincia di Caserta. Allora, sulle criticità ambientali, la storia di questi ultimi 15 anni è molto chiara. Abbiamo avuto un inquinamento che si è concentrato su tutti i campi, cioè in pratica abbiamo avuto un inquinamento multiplo, possiamo dire, Dell'aria, che ha fatto dell'acqua. sollevare, ha fatto alzare moltissimo il coefficiente di impatto ambientale su un singolo Territorio. territorio. Che cosa è successo? I veleni tossici scaricati negli ultimi 20-30 anni sono una cosa, e quindi in pratica un gravissimo degrado delle nostre campagne, dei nostri territori a sud di Napoli e a nord di Caserta. Secondo punto, si è avuto un aumento anche di quello che è la criticità ambientale legata alle polveri, all'inquinamento atmosferico, All'ossido di carbonio, in quanto, oltre che in a campagna parte il traffico, c'è un agli discorso di antiparassitari, gestione. sì. Abbiamo dei cementifici che sono in città, cose assurde, con uno sforamento delle polveri sottili al di sopra degli alleati. Abbiamo un inquinamento chimico importantissimo, l'inquinamento chimico di tantissime Importantissimo sostanze, in senso negativo, in senso negativo, perché le sostanze chimiche sono marchiamo. decuplicate, abbiamo più di 200.000 sostanze, di cui soltanto poche migliaia sono state testate. E abbiamo quindi un settore che in pratica vanno a farsi benedire lo stile di vita personale. Scusi, lei è autore di una ricerca Finisco molto subito, importante. aspetta un attimo, Sì. professore. E poi voglio collocare anche il discorso dei pesticidi. Le nostre campagne, diciamo, la produzione agricola, anche gli ortaggi, eccetera, è manipolata ancora da un aumento, un trend di aumento che è pericolosissimo, dei fitofarmaci e dei pesticidi. Mentre sappiamo perfettamente che i contadini casertani erano tra i migliori italiani, perché avevano una parcellizzazione del territorio, piccoli orti che funzionavano soltanto con prodotti naturali. Oggi dobbiamo stare attenti a questo nuovo gap. Oh, parlando per E esempio di poi ci sono i ortaggi e fuochi. terra di fuoco, I ok. fuochi, nel senso che, sai, Silvia, nel 2012 ci sono stati, noi abbiamo denunciato questo fatto, 11.000 roghi. Lei è Cioè, 3.000 autore. casi nella provincia di Caserta, 6.000 nella provincia di Napoli. Abbiamo avuto un numero di roghi, ha raggiunto quasi 10.000 roghi in 2 anni. Questo connubio napolicentrista al vantaggio di Caserta ci affascia pure sulla terra dei fuochi. Parlando di ortaggi, ma anche di frutta, per esempio, noi abbiamo produzione in massa nella Valle di Maddaloni, di Melannurca, La che melannurca è un ottimo. Allora, noi dobbiamo andare splendida a vedersi. a. La melannurca subisce soltanto pochi trattamenti, diciamo Si salva ancora. mentre la mela del nord del Trentino subisce 40 trattamenti di pesticidi. In Val di Non, 40. la Melinda, io sono stato lì a guardare quelle cose, ho visto i consorzi come funzionano, e effettivamente c'è questa insistenza per una produzione di qualità, si dice di qualità tra Ma solo virgolette, e estetica. per la conquista del Ma solo mercato. estetica. No, La ma è anche di gusto, è anche di gusto. melanurca, Dottor il nettare di melanurca porta una capacità di polifenoli Rivesi. enorme. Adesso addirittura si sta commercializzando il nettare, la polpa
di Melanurk, Sì. che nella scorza, nella sua corteccia e nella parte della polpa interna, se noi misceliamo questo, abbiamo un numero di polifenoli che è superiore a quello che, quasi dell'olio. Noi abbiamo due grosse realtà, per esempio l'olio e le melanure, soltanto nel campo degli antiossidanti, che sarebbero, vengono vendute, addirittura la facoltà di farmacia le ha messe in pillole quell'estratto di Sì, melanure. potremmo fare riferimento sicuramente Queste anche, sono azioni virtuose. certo, potremmo fare riferimento anche al vino, alle case vinicole che ci sono qui nel Allora, le Casertano. eccellenze nostre devono essere il volano per tutta la produzione casertana. Non possono rimanere soltanto di nicchia. Oppure, eventualmente, per far bello il politico di turno che si può vantare del prodotto. Abbiamo bisogno di dare un corpo maggiore a questa filiera che poi serve per tutto il territorio. Dottore Vezzi, lei è una miniera, per cui noi avremmo la Una necessità miniera. delle volte di dover parlare con lei per ore e magari in tempi anche diversi. Però due riferimenti vorrei segnalarglieli per sentire anche a volo una sua risposta. Lei è autore di un'indagine scientifica sulla presenza di diossina nel latte materno. A tempo fa, appunto, questa ricerca, quali esiti le ha dato allora e ritiene per l'avvenire magari di ripetere su un campione ancora più vasto un'iniziativa del genere? Prima domanda. La seconda, parlando di inquinamento chimico, noi abbiamo visto che i soldi si sono spesi per il sarno e qualche soldo si è speso anche per i reggilani. Il Volturno, il fiume più lungo dell'Italia meridionale, in che condizioni sta dopo un vecchio rapporto del WWF, certe cose di Legambiente, certe ricerche fatte sugli argini, e che cosa si dovrebbe fare per accertare lo stato dell'acqua dal punto di vista chimico? Diossina latte e fiume acqua Allora, fluviale. come società, allora, io faccio parte dei Medici per l'Ambiente, siamo una società scientifica che studia le correlazioni tra ambiente e salute. Sì. Se guardiamo l'ambiente casertano, tutto l'ambiente casertano, e volessimo fare una valutazione globale, gli aggettivi si sprecherebbero in senso negativo. Certo. Quindi partiamo dalle cose essenziali. Abbiamo le risorse territoriali, non dobbiamo perderne più. Dobbiamo abbassare il livello di impatto ambientale su tutti i punti e dove abbiamo la possibilità di poter andare a modificare questo fatto lo dobbiamo fare. Uno, soprattutto sul discorso dei fiumi, parto dalla seconda domanda che mi ha fatto. Sui fiumi dobbiamo accorgerci che il nostro problema dei Reggi Lagni, del Volturno, Della Jena, del dell'Aiena, Savone, del Savone del e di Garigliano. tutte anche le raccolte di acqua che vengono fatte, i nostri acquedotti che perdono il 30-40% delle acque che arrivano e non sfruttiamo le bellissime sorgenti che ci sono ancora, che portano un'acqua molto pura, abbiamo il fattore che il mondo politico che ha gestito queste cose è da cancellare. Cioè noi non possiamo ogni volta ripartire di nuovo da capo sul fiume Volturno, dobbiamo controllare il fiume Volturno da Benevento, dal calore che è il suo L'asta emissario. media è bassa. Esatto, e partire da lì. Ma dobbiamo fare queste cose qui. Serve una cabina di regia, serve gente che eventualmente mette a bando Dottore Vezzi, le tutte do una le, notizia. ascolti, tutte le, gli ostacoli che vengono messi. Noi non ci possiamo adattare alla cosa che dobbiamo fare nell'immediatezza per farci belli da un punto di vista politico-amministrativo. Dottore. Sulla ricerca, poi voglio dire che lo studio sulla diossina è stato soltanto un esempio di quello che deve essere il biomonitoraggio umano. Essere biomonitoraggio significa avere l'opportunità che io posso controllare il danno che mi arriva da alcune sostanze. Noi abbiamo documentato che nel latte materno, esiste diossina, nel 2007 l'abbiamo visto. Soprattutto per quanto riguarda gli incendi, perché incendiare la plastica, incendiare i rifiuti, incendiare anche delle sterpaglie con rifiuti indifferenziati crea la produzione di diossine. Chiedo scusa, telespettatrici e telespettatori, il dottor Rivezzi praticamente sta dicendo che le mamme allattano e intossicano i bambini. Questo è un dato. Questo deve Non... essere molto cauti a dire questa cosa qua, nel però. senso che il problema è che non ci devono essere le fonti di esposizione, perché la diossina si accumula e nel giro di 5-7 anni si degrada.
però si accumula nel grasso. È il caso di Di Frisco, è roba di mesi fa, non è roba di 100 anni fa. Allora, solo parlando del problema dell'Ilside, l'Ilside è un'azienda, faccio questo esempio per farvi capire, spettatori. L'Ilside era una discarica che era stata nominata anche per rifiuti speciali, discarica anche per rifiuti speciali, quindi ci potevano portare rifiuti pericolosi. Sì. Hanno portato lì dentro centinaia e centinaia di tonnellate di sostanze pericolose. 5 anni fa questa azienda che teneva questo ha avuto un incendio paurosissimo, nube tossica, c'è stata anche la sfilata di tutti quanti, di non deve succedere più questa cosa. Mai più, mai più. Mai più. C'è stato un controllo che doveva essere fatto, la gestione è stata data dal comune, provvedere allo smaltimento dei residui combusti, non è stato fatto niente, non è stato tolto un grammo. Le sanzioni, no, le noi sanzioni. Abbiamo fatto una denuncia penale. Dopo 5 anni c'è stato che la fabbrica anche era stata pure chiusa, eccetera, è stata declassata, ma continuava a raccogliere materiale pericoloso, si è incendiato di nuovo, c'è stata una nube tossica l'11 luglio del 2017, paurosa, che ha liberato diossine, ha liberato sostanze chimiche, e via dicendo, scusi, e altre sostanze, che hanno reso, hanno fatto modo che noi medici per l'ambiente abbiamo fatto una denuncia sia di disastro corposo ambientale ma sia anche di danno di salute pubblica. È in corso, è la prima contenzioso volta. Ma sì, è in corso, e il procuratore fortunatamente ha accettato questa cosa, stroncone, proprio perché abbiamo messo insieme il disastro ambientale e ci abbiamo abbinato il problema della salute, che noi ce lo dimentichiamo che queste due cose vanno insieme di pari passo. Dottor Rivezzi, dopo Ceglie, la Procura della Repubblica di Santa Maria Capo Vetere ha brillato e brilla sulla questione ambientale, oppure con Troncone si sta riprendendo un attimo? Perché io riconosco certe intese che ha assunto il procuratore Lembo con la prefettura e con altri enti e con altre istituzioni di grande rilievo, però non so i risultati. Io ho sempre parole di encomio per la magistratura, perché molte volte sembra quasi l'ultima spiaggia per poter riuscire a risolvere dei problemi che invece andrebbero affrontati molto tempo prima. Certo. Diciamola, questa è la prima regola. Certo. Non è un discorso di chi è bravo o chi non è bravo. Fortunatamente adesso si comincia a pensare che il reato ambientale è un reato che va punito. E il procuratore Troncone, per esempio, ha istituito un'organizzazione di esperti soltanto istituzionali, quindi noi siamo andati fuori da questa cosa, non ci hanno voluto. E come mai? Come si spiega? Le istituzioni non hanno voluto che ci fossero anche altre figure. ISDE. Ora vedremo, perché per un anno le istituzioni della Regione Campania devono fare da supporto per dire se c'è un elemento di salute, di danno di salute, dove c'è un danno ambientale. E fermiamoci qua, dottore, perché il tempo purtroppo è tiranno. Due domande finali ci sono. Sì. La prima è in ordine al governo della Regione Campania, quindi l'amministrazione regionale campana, la lettura che fa Rivezzi nel marzo del 2018. L'altra parte riguarda le amministrazioni locali, sindaci, assessori alla sanità e all'ambiente dei comuni principali o anche periferici del Casertano. A lei l'ultima parola. Io intanto ringrazio le telespettatrici e telespettatori di Belvedere News e auguro una Pasqua che sia tranquilla, serena, santa. Prego. Allora, lei mi sta portando sull'argomento politico, eccetera. Io non sono mai stato, diciamo così, impegnato in un discorso politico direttamente. Questo lo dico per essere chiaro. Ma lo sappiamo tutti. Per essere chiaro, lei è un tecnico. Per me la politica è anche una P maiuscolo meno, per cui anche chi fa buona amministrazione, chi fa buona politica, non deve però puntare soltanto sulle sue capacità, sulle proprie capacità. Deve fare in modo anche che il collega politico che c'ha a fianco fili nel modo giusto. Questo controllo all'interno non c'è, purtroppo, per cui abbiamo a macchia di leopardo delle situazioni che sono ottimali, altre molto deficitarie o addirittura di collusione
con certi aspetti negativi. Per cui io ritengo che sia l'amministrazione, per esempio, di De Luca, che ha tentato di fare degli sforzi in questo modo, senza però modificare molte volte il sistema di come fare queste cose, Ma le ecoballe molte e stanno ancora là. senza avere una democrazia aperta, nel senso che molte volte bisogna avere anche una democrazia aperta, non ci può essere il reuccio che gestisce un po' tutto. Come la risposta, per esempio, che De Luca ha dato ieri ai manifestanti a Napoli, dicendo che loro agiscono in regione e stanno agendo bene, per cui Guardi, quelli che dicono De Luca vattene a casa, Yad Vin, praticamente sbaglierebbero. Ma a parte questo, no. andiamo sulle municipalità e concludiamo, Allora, per quanto perché... riguarda, allora, mi faccia dire soltanto che non è un discorso di bianco e nero, di una situazione in questo Indubbiamente, modo, indubbiamente. è le tipologie di sistema. Il problema della gestione della terra dei fuochi è emblematico in questo. Io sto ancora aspettando poche azioni virtuose che non sono state ancora fatte. E si sta cominciando portando tutto nell'oblio per dimenticare le cose e fare in modo che col tempo noi ci dimentichiamo di tutto. Sanzioni. Il popolo campano si è stancato di aspettare, di dimenticare e di andare avanti come al solito. Noi siamo un popolo che abbiamo subito sempre la sudditanza degli stranieri, delle altre Vabbè, ma cose. Caserta rispetto a Napoli un po' di più. Era la Vabbè. sede staccata Ora della capitale. è il tempo di pretendere, come Esatto. diceva giustamente lei prima, pretendere Sì. anche i nostri diritti e delle gestioni che siano veramente democratiche. E le democrazie si acquisiscono sul campo. Per quanto riguarda le amministrazioni, è inutile dire che l'amministratore bravo deve cercare di fare delle piccole azioni o meno, ma devono coordinarsi. Io auspico che i vari sindaci dei vari comuni si uniscano per progettare delle cose migliori per il proprio territorio, risolvino, affrontino le criticità ambientali che ci sono sul loro territorio, provino a capire bene, partendo anche dai numeri, di quanta famiglie nel loro territorio veramente hanno necessità di qualcosa, e se queste necessità sono, bisogna farle uscire fuori, bisogna mettersi insieme, e le sinergie amministrative sono secondo me alla base. Poi, se eventualmente c'è gente che non è capace, è meglio che se ne vada, o dove c'è gente invece che potrebbe unirsi, non deve rimanere solo nessun amministratore. Ho sentito adesso del sindaco di Marcianise che si è Eh dimesso, sì, o di un altro la sindaco che storia non di ce la fa più, Velardi perché ha detto che non cambia il sistema, sì. ma il sistema è l'auspicio per le nuove Ma anche generazioni. a Pontelatone, non solo nella zona pianeggiante, ma anche nelle zone, diciamo, pedemontane, anche collinari, si sta osservando questo fenomeno. Proviamo a invertire la rotta? È Pasqua, dottore, io direi Proviamo a questo. invertire la rotta, Proviamo, sia nel proviamo. campo ambientale che nel campo anche della politica e nell'amministrazione. Allora, l'auspicio del dottor Rivezzi e l'auspicio di tutta la grande famiglia di Belvedere News, io direi che c'è da fare però un codicillo, chiedere al dottor Rivezzi ai tempi della sua frequenza scolastica se lui era per il trimestre o per il quadrimestre. Vabbè, ero per il quadrimestre. Però vogliamo chiedere a lei di ritornare qui ogni bimestre, Vabbè, ok. se ci promette ogni Va bimestre di bene, tornare, non tutti i ma mesi. io non sono soltanto Per non, un aggiornamento, io sono perché? soltanto un cittadino della provincia di Caserta Però un combattente vero e un esperto. E allora noi abbiamo bisogno, dottor Rivezzi, di aggiornare i nostri telespettatori sull'evoluzione positiva e sull'aumento dei circoli virtuosi. E in questa prospettiva, direi proprio pasquale, di passaggio, ecco, dal peccato alla grazia, noi ci auguriamo che nel mese di maggio, saltiamo aprile, che è il tempo della Pasqua e delle Pasquette varie, e auguriamo a tutti di fare belle gite e che il tempo ritorni sereno, e poi nel mese di maggio tornerà, come tornano le rose, tornerà Rivezzi. Arrivederci. Arrivederci.